I parrucchieri non esistono più, perché adesso sono tutti hairstylist. I parrucchieri, i barbieri, quelli di una volta, quelli seri, quelli che ti aggrappavano dal naso, ma che ti fa supero e contro pelo, non ci sono più. Adesso sono tutti hair, fashion, cool, man, glamour, trender, style, frail, prom, by Mimmo. Tu entri e ti riceve il reception stylist, perché dentro sono tutti stylist. Quello che porta via i capelli è paletta stylist. Le composizioni ti riceve, ti fa, ciao, hai un appuntamento? No, siediti! Ma c'è molto da aspettare, aspetta! Perché devi avere l'appuntamento. E non è facile prendere l'appuntamento con la hairstylist. È più facile prendere l'appuntamento per fare la risonanza magnetica con l'ASL. Tu infatti ti siedi verso metà giugno, verso metà ottobre, dice, puoi accomodarti dalla sciampista stylist. Vai dalla sciampista stylist, metti la testa su cosa a ghigliottina, lei apre, come va l'acqua? Ah, è acqua, non è lava? No, no, guarda, sono cotti, li può scolare. Infatti, l'asciugamano che ti mettono non è per asciugarti, è per le scottature, no? È proprio... Ti siedi lì nel negozio, aspetti, tutto bene, e finalmente nel negozio arriva lui, l'hair stylist. È una divinità. Sono i paletta stylist che buttano i petali di rosa al suo passato. Forbici. Pettine. Michael, mi fai lo shampoo alla signora? Anthony, fai colpi di sole al ragazzo? Sì, adesso non ce la faccio col di sole, perché sono tutti Michael e Anthony, ma vengono da Catanzaro. Grazie. C'è proprio la band nel negozio che gli fa... Appena arriva ti guarda, oh my God, ma chi è il cane che ti ha conciato così? Tu, pirla, un mese fa. Sono venuto qua nel negozio. Allora come li facciamo? Ma guarda, li volevo spuntare un po'. Oh my God, unbelievable. Ma non si usa più. Ti fidi di me? Vabbè, faccio io. E incomincio. Ma tu non senti niente, no? Dopo 20 minuti, allora come vanno? Sono uguale a prima. Perché si è tagliato le unghie nel frattempo. Dopo un po'. Ti puoi accomodare al phone stylist. Ma dov'è? Segui la luce. Arriva e ti va. Ciao, non ti ho mai visto da queste parti. Di dove sei? Ma guarda. Ah, e di cosa ti occupi nella vita? Ma veramente mi occupo. Grazie, sei molto simpatico. Anche tu, bella chiacchiera, grazie. Grazie. Vai dal cassa stylist e lì le note dolenti, lo sappiamo, perché comunque sono posti dove sono molto bravi, no? Sono molto bravi, sono stylist e quindi sono tutti... Il problema è che non sono così economici. Te ne rendi conto già dalla cassa, perché non hai pulsanti 1, 2, 3, ma c'è direttamente 100, 200, 300, macchina, casa, rene. Però le donne soprattutto, no, passano una giornata intera dall'hairstylist e fanno il taglio, la piega, il colore, l'impacco al midollo di unicorno dell'Himalaya. Spendono quanto un BMW 730, ma quando escono da quel negozio, appena aprono la porta, io